e adesso una tra Luparense e Ostiamare scriverà il proprio nome in maniera indelebile nella Lega Nazionale Dilettanti. Mi ricollego un po' alla tua prima affermazione riguardo il coach, ti rispondo proprio da manager di una squadra e ti posso dire che in questa fase probabilmente dare delle indicazioni sarebbe un po' deleterio, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto mentale, però sentire la presenza comunque del capitano che ti dà dei consigli, che ti rincuora o comunque che ti dice fai quel tipo di movimento in base all'avversario è molto importante, quindi in realtà non bisogna mettere molta pressione ai compagni di squadra. Però bisogna anche dare delle indicazioni perché questa è una partita secca e quindi se si va in vantaggio il capitano deve dare comunque direttive, deve dare aiuto anche ai difensori per difendere il risultato. Io intanto sto anche leggendo un po' la chat perché da capitano c'è una parola che mi ha colpito, stress, perché sappiamo bene che il vostro ruolo è un ruolo molto complicato, praticamente la gestione totale di quelli che sono i ragazzi, i cecchini a 16-17 squadre, ho visto anche squadre da 25 e anche di più, e mettere praticamente tutti d'accordo non è sempre facile, poi magari c'è chi ha uno, due o tre capitani, però ovviamente tutti devono remare verso la stessa direzione. Sì, perché poi effettivamente stiamo parlando di un concetto proprio di squadra di calcio, no? E sportiva, quindi il manager fa sia il coach in campo sia fuori dal campo, molto spesso in una squadra ci sono più manager, quindi viene aiutato quello principale da altre due figure, sicuramente è importante il suo ruolo perché dà ovviamente l'approccio sportivo alla squadra, ma soprattutto dà la giusta mentalità per arrivare a questo punto alla finalissima, e il suo ruolo è importantissimo soprattutto fuori dal campo, quindi bisogna seguire, no, il proprio roster, la propria rosa anche fuori, dando indicazioni per allenamenti o per altre nozioni importantissime. Sì, poi l'allenamento è un po' l'ABC perché tu vai realmente a capire in quei momenti lì come far girare la squadra, qual è magari anche il ruolo, perché poi bene o male per quello che abbiamo visto negli anni chi si specializza in un ruolo lo tiene per sempre, lo possiamo dire, però poi c'è anche chi magari cerca, cioè, il classico jolly, no? Dove c'è spazio, gioco per coprire un buco, perché a volte può capitare anche questo, ho visto attaccanti messi in porta, portieri messi in attacco, insomma si cerca di arrangiare in qualche modo, e questo è anche un po' il bello secondo me del Pro Club, perché se dovessimo parlare di calcio reale forse mettere un attaccante in porta, ecco, non è il massimo. Sì, ricordiamo che ovviamente il coach gioca anche, invece nel calcio reale magari l'allenatore rimane un po' fuori dalla partita, da indicazioni da fuori, invece in questo caso il coach entra in campo e aiuta i propri compagni anche in ambito proprio tecnico. E allora ci siamo perché la finale sta per partire, terza edizione della Serie D Luparense contro Ostiamare. Tra queste due troveremo la squadra che alzerà al cielo il joypad d'oro, i player li sto vedendo in volto, sono prontissimi, carichi per partire con questi ultimi, chissà, 90 minuti della Serie D. Si comincia, buona finale a tutti e soprattutto buon spettacolo di questo Luparense Ostiamare. Palla subito recuperata, adesso Robaldo per la Luparense, Antonelli, Robaldo, palla allargata, Aiello, paglia verticale, dentro Mezzina, inserimento, rimpallo, poi arriva Cagliazzo, ci ha fatto vedere grandi giocate, ottimo pallone per Ruggero, la palla a rimorchio, Mezzina dentro, paglia, prova a girarsi, Aiello calcia col pallone che rimane lì, i minuti sono tre e ancora una volta come nella semifinale, sempre la prima grande occasione nei primi minuti da parte dello Ostiamare. Una trama offensiva perfetta, partita da destra e poi conclusasi sulla sinistra, ovviamente Aiello lì è scappato molto all'indietro per recuperare questo pallone e servire Cagliazzo, poi ovviamente la conclusione è stata ribattuta. Proprio Cagliazzo che gestisce, Mezzina, Ventimiglia, Mezzina. Prova ad alzare, pallone complicato, Melchionda deve riniziare rischiando tanto. Fazio, Pacagnella, Malizia prova ad allungare con Morello che va a chiudere. Roberti,
prova ad allungare dentro l'area, ancora Roberti, la giocata, poi il tiro sul primo, batti e ribatti, alla fine c'è il portiere. Però questa azione è stata inizializzata proprio da Morello, anticipo, e poi ha fatto subito ripartire Roberti, che fa dei contromovimenti molto molto pericolosi per la squadra avversaria. Marini per la Luparense con Ruggero al posto giusto al momento giusto. Roberti, c'è l'inserimento, visto è servito, la deve tenere in campo Ruggero e ci riesce solo per un istante, perché poi Fazio, ma Ruggero la recupera. Mezzina con Pacagnella che pressa, sempre Mezzina, poi Marini a chiudere. Pacagnella, paglia, chiude, e rimessa laterale per Marini. Come si sacrifica Pacagnella in fase difensiva, aiuta i suoi e subito li fa ripartire. Ovviamente il suo ruolo lì sulla fascia sinistra in attacco sarà fondamentale. Rimessa laterale per la Luparense, pronto a rimettere in campo sempre il movimento da parte degli attaccanti e da parte del centrocampo per provare a gestire. Qui Morello rischia, Ferraro riesce a chiudere e rimessa. Siamo chiusi praticamente in quella zona di campo, non si riesce ad uscire. Mezzina qua è bravo a cambiare lato per Aiello. Ventimiglia, palla dentro con Pacagnella che recupera. Ferraro, Fazio allarga per Malizia, doppio passo, chiusura, poi la palla c'era ancora Malizia, alla fine Pacagnella prova a calciare con Ventimiglia che può far ripartire i suoi. Sulla destra con Roberti, prova ad accentrarsi, Fazio tocca, Marini recupera. La fase di interdizioni di Fazio è stata veramente chirurgica, già tre interventi lì in mezzo, attenzione! La palla è dentro, meravigliosa per Pacagnella, è tutto fermo perché c'era fuori gioco. Dicevo, lì nella fase di centrocampo c'è stata veramente una grande interdizione da parte di Fazio e ovviamente la fase di contropiede è stata ben gestita dalla squadra in casa. Ventimiglia la tiene e si rinizia da Barbera. Hanno molto spazio i difensori dell'Ostia Mare, non velocizzano l'azione e se la passano tra di loro. Barbera, Morello l'alza, forse qua lo poteva anche tenere e giocarla, è fortunato perché la sfera ce l'hanno ancora loro, solo per un istante. Pacagnella, Ferraro, palla allargata sulla sinistra per Marini, dentro a cercare Pacagnella, prova a girarsi e rigirarsi, si fa vedere ancora Marini, il cross in mezzo, il colpo di testa sporcato da parte di Ferraro. Ferraro, bot altissimo e anche tanto fisico e tanto peso. È giusto crossare sul secondo palo, sullo scarico del trequartista, questa è una giocata che può far male, ovviamente sono ben disposti i tre difensori dell'Ostia Mare. Aiello, Ventimiglia, perde un brutto pallone, Ferraro allarga, Mezzina tocca, poi alla fine arriva Malizia che alimenta l'azione offensiva, verticale, dentro per Pacagnella che può allargare dove c'è Marini, prova a puntare l'uomo, prova anche a chiudere il triangolo, però ancora una volta Morello, bravissimo lì a chiudere. Per ora l'Ostia Mare non sta velocizzando l'azione ma sta facendo anche qualche errore in fase di uscita, prima non l'abbiamo visti questi errori e quindi devono stare attenti, Ventimiglia deve fare un po' di più. Mezzina prova ad allargare sulla destra verso Ruggero, la mette giù il numero 11, doppio passo, si rinizia, paglia di vicino Mezzina, si fa vedere Roberti che si allunga il pallone, avevano costruito benissimo forse quel tasto della corsa che trova questo pallone lungo, poteva essere una grande occasione. Sì, poteva essere una grande occasione, però si sono chiusi bene quelli della Luparense. Per ora un po' di paura, no? A subire un gol, perché ricordiamo la partita è secca e quindi c'è molto molta attenzione paura. Qua perché Paglia va dentro per Cagliazzo sul primo, portiere che si era spostato e sarà calcio d'angolo, grande occasione ancora per Antonio Cagliazzo, attenzione al cross sul primo palo, la sponda per Di Morello con Cagliazzo che prova a crossare, non è ancora finita perché ce l'ha sempre lui, ancora Cagliazzo, il cross in mezzo con Robaldo che tocca e dunque altro calcio d'angolo, attenzione come al solito ai marcatori e soprattutto attenzione alle torri e ai movimenti, il pallone spiove sul secondo, il colpo di testa di Di Chiara dentro e alla fine dopo un rimpallo la ferma il portiere. Quando comunque arriva la palla al capitano, Cagliazzo fa sempre la giocata nello stretto, è sempre pericoloso, dà sempre quella superiorità in più per i suoi, però per ora poche palle toccate. Fazio allarga per Marini, dentro Malizia, ancora lì vicino Marini, si cerca Pacagnella ben marcato. Mocellin, Malizia, Pacagnella, adesso Marini, un po' di spazio, la suola mette a sedere il diretto avversario. Tocca a Morello e alla fine è rimessa laterale, si incarica proprio Malizia di battere il pallone, movimento da parte di Pacagnella e compagni,
Ecco l'ho servito, Pacagnella gioca vicino per Malizia, il cross in mezzo, non ci sono compagni, ringrazia Ventimiglia che fa ripartire i suoi con Roberti che cambia lato, fascia sinistra per Aiello, ed adesso attenzione alle verticali, corre Aiello, va dentro per Paglia, si fa vedere Mezzina, arriva Roberti ad accompagnare la giocata, Roberti prova a calciare, chiuso ancora una volta il timed, però non lo aiuta, Mezzina non è finita, la posizione regolare di Ruggero, serzata dentro, poi Mezzina che prova ancora ad alimentare l'azione offensiva, qua ha perso l'attimo, ma sono arrivati pericolosi dentro l'area. Lo Stiamare deve cercare un po' di più sulla sinistra Aiello, perché veramente si trova sempre da solo e ha molto spazio e può puntare gli avversari senza avere ovviamente l'ostacolo dell'altro esterno. Ultima occasione possibile di questo primo tempo, qua Pacagnella torna dietro e qua probabilmente sbaglia, giocarti quest'ultima occasione, almeno provarci. C'è tanta tensione, abbiamo visto qualche errore di troppo nella fase di centrocampo, sicuramente forse l'Ostiamare ha fatto qualcosa in più, soprattutto dopo il 20esimo. Vediamo comunque il possesso palla abbastanza equilibrato, 47% per la Luparense, 53% per l'Ostiamare. Cagliazzo si è fatto vedere poco, però è sempre pericoloso, quando si stacca e si libera cerca sempre la giocata, cerca sempre di fare l'assist per il compagno di reparto. Comunque la fase di centrocampo in fase difensiva sta funzionando per entrambi le parti, bisogna innescare un po' di più gli esterni, come ho detto Aiello ha toccato pochi palloni ma è a volte molto libero, perché si tende ovviamente ad accentrarsi per tutte e due le squadre. Vedremo se il secondo tempo cambierà qualcosa oppure se il ritmo sarà lo stesso. Adesso qua tutto in questi 45 minuti, tutto in parità, 0-0, nessuna rete finora, questa finale della Serie D. Barbera subito con il lancio lungo, pescato in posizione regolare, Ruggero dentro per Paglia, extra pass, Cagliazzo calcia, non è finita perché c'è Ventimiglia a cercare Aiello, chiusura di Melchionda che si trasforma in portiere, e ancora una volta minuto 47, il minuto da parte dello Stiamare con Paglia che prova il cross dentro, Ferraro allontana di testa, ci hanno provato di nuovo. Sì, grande giocata, poi ovviamente forse serviva l'extra pass finale ma non era facile come giocata, però comunque il tiro in porta è arrivato, è stato bravo il portiere. Melchionda allarga pallone difficile, Ruggero infatti la recupera per lo Stiamare, Roberti verticale dentro a servire Paglia, prova a puntare l'uomo e se ne va, ancora Paglia, il cross in mezzo, il colpo di testa però è di Antonelli che allontana, poi Ventimiglia, Mezzina la ributta su per Aiello, la posizione è buona con Cagliazzo, è 1-0 Stiamare, ancora la firma da parte di Antonio Cagliazzo e avanti lo Stiamare. L'avevo detto che la chiave era proprio l'esterno sinistro Aiello, che si accentra molto, si trova a volte da solo, serve il suo compagno di reparto Cagliazzo che poi ovviamente lì è chirurgico, come sempre tira una sassata, 1-0. E adesso per la Luparense uno schiaffo che arriva nella ripresa, devono un attimo ritrovarsi per provare a recuperare questo gol di vantaggio. Sappiamo bene che un gol è praticamente nulla. Sì, ho sentito, stiamo concentrati per quanto riguarda il capitano della Luparense, bisogna avere calma perché c'è veramente tanto tempo a disposizione per recuperare il match. Morello, Barbera, cambio di lato, a cercare Aiello, la mette giù, Ventimiglia, verticale, dentro, Cagliazzo, c'è spazio adesso per Roberti, limite dell'area, Roberti, vediamo se va da solo, se ne allunga, Roberti se ne va, cerca di mettersi in moto da solo, qua forse è troppo egoista. Sì, ha cercato una giocata difficilissima, poi doveva servire il compagno Cagliazzo che aveva attaccato la profondità, però lo Stiamare sta facendo veramente bene in questo momento. Ecco proprio Cagliazzo che allarga sulla destra a servire ancora uno stanchissimo Roberti, prova ad andarsene, il reverse, Roberti dentro con Melchionda che chiude poi rimpallo, rimessa dal fondo. Roberti è l'uomo in più, si trova a sinistra, a destra, cerca sempre la giocata e serve in maniera egregia i suoi compagni, ma ancora lo Stiamare che spinge. Paglia, il tunnel, se ne va, la palla è dentro, la posizione sembra essere buona, infatti si gioca Ruggero a cercare Roberti che prova ancora a girarsi. Quanti reverse elastico che stiamo vedendo da parte degli ostiensi. Praticamente stoppa la palla e fa reverse ovunque sia e riesce. Attenzione, brutta palla persa, arriva anche il richiamo da parte di Malizia e noi lo sentiamo benissimo. Cagliazzo, limite dell'area, dentro per Roberti che cerca ancora una volta la giocata. Malizia chiama la carica ai suoi. Ferraro, Baldissara,
prova ad andarsene lì vicino, Malizia, verticale, dentro per Ferraro con Barbera che allontana, poi Fazio alimenta l'azione offensiva, Mezzina senza saperne leggere né scrivere, pesca Cagliazzo, può partire un 3 contro 3, questo è fuori gioco. Sì, ho sentito che il capitano ha chiamato la linea ad alzarsi proprio perché mancano 20 minuti o poco più e la Luparense deve cercare di fare qualcosa in più in questo secondo tempo, soprattutto cercando centralmente gli attaccanti. Ventimiglia, pallone che corre pericoloso su quella fascia, Melchionda, Baldissara, si fa vedere Malizia, si corre sulla fascia destra della Luparense. Sempre Cristian Manuel Malizia con il pallone dentro e chiusura di Ventimiglia. Pallone allontanato per vie centrali, la recupera però Fazio. Lì vicino il compagno, forse è servito qua col triangolo per la profondità, se arriva un passaggio vicino, adesso si può ripartire. La palla è dentro per Ruggero, Mezzina prova a cambiare lato, l'inserimento da parte di Aiello e Antonelli con tanta eleganza, ma quanto pericoloso quell'intervento. Attenzione però perché non è finita, ancora Antonelli a lottare con Cagliazzo che vede splendidamente dentro Aiello, extra passo per Paglia, si gira, Paglia calcia, il tiro è centrale. E qua poteva chiudere allo Stiamare. In questo momento serve un gran lavoro di Fazio lì centralmente, bisogna recuperare più palloni e sbagliare di meno perché mancano veramente solo 15 minuti e il suo lavoro è fondamentale per far ripartire la Luparense. 76 sul cronometro, Luparense 0, Ostiamare 1. Cagliazzo si gira e si rigira e prova ad andarsene, si ferma qua, sbaglia, doveva continuare a correre su quella fascia. Pallone alzato e adesso mi aspetto anche la salita da parte dei difensori. Malizia prova ad andarsene, Malizia si ferma, serzata, Malizia prova ad alzarla dentro, il doppio tap che non funziona, esce benissimo qui Antonelli, poco elegante ma quello che conta è il pallone recuperato, poi la ributta su, non ci sono compagni. Roberti verticale dentro per Paglia che adesso ha tantissimo spazio, lo può prendere tutto, lato corto l'era di rigore, dentro per Ruggero che si è inserito con i tempi giusti, forse ha perso l'attimo. Mezzina prova ad alzarla, qui Aiello non segue, era una grande idea, peccato però per come è uscito il pallone dal piede sinistro. Poteva anche scaricare e far passare qualche minuto in più, attenzione, grande occasione sulla sinistra per la Luparense. Marini dentro, c'è il velo da parte di Malizia, batti e ribatti, alla fine arriva Ruggero che la butta su per Paglia, il pallone verticale con la chiusura di Mocellin. Occhio al cronometro perché sono 84 minuti, Roberti, c'è spazio dentro per Ruggero, colpo di tacco, Mezzina a servire, Ventimiglia dentro per Cagliazzo, Antonio Cagliazzo, quarto gol di questa fase finale, li ha fatti tutti lui per lo Stiamare. Che giocatore Antonio Cagliazzo, l'uomo della finalissima, veramente il capitano, ha portato con sé tutta la sua squadra, due grandi gol, ma una grande azione dove si è un po' scoperta la Luparense per recuperare il risultato, però viene subito purgata purtroppo da parte di Cagliazzo e quindi 2-0, manca veramente pochissimo. Calcio d'angolo, deve sfruttare questa situazione la Luparense per provare a crederci e portare i supplementari, ma Morello sontuoso allontana, la ributta su Melchionda e qua il portiere la può tenere, probabilmente anche a far scorrere un po' di secondi che qua sono minuti preziosissimi. Infatti il rilancio è lungo sulla fascia, colpo di testa, Mocellin la deve buttare su, 89 sul cronometro, Malizia, poi Baldissara sale, Baldissara dentro, qua sbaglia completamente all'esterno, adesso Paglia può far ripartire i suoi, no perché Fazio la recupera, Pacagnella dentro, Malizia calcia, 2-1, e ancora viva la Luparense, che gran tutto lavoro. Nell'ultimo minuto viviamo quest'ultimo secondo, quest'ultimo respiro di questa Serie D. Robaldo la butta su per Marini, poi c'è Baldissara, accompagna Melchionda che la alza dentro, Morello la butta su e qua Ruggero tocca, è finita, Ostiamare vince la Serie D 2022. Mamma mia che emozioni, poi negli ultimi minuti sembrava finita la partita, invece riapre i conti la Luparense, però per quello che abbiamo visto in questa finale secca forse lo Stiamare ha meritato questa vittoria per 2-1, ha mantenuto il pallone praticamente tutto il secondo tempo e quindi grandi complimenti allo Stiamare perché ha giocato una finalissima ad altissimo livello. Wow Enrico, wow, cosa abbiamo visto in questa finale? Faccio un nome e cognome, Antonio Cagliazzo, lo ripeto, Antonio Cagliazzo,
lo Stiamare ha fatto 4 gol, lo ripeto, Antonio Cagliazzo. Bisogna però dare merito anche ai suoi compagni di squadra che lo hanno servito, no? A tu per tu con il portiere avversario. Poi abbiamo visto nell'altra partita, ha fatto una grande giocata, un reverse in area e poi grande conclusione sul secondo palo. In questo caso è riuscito a segnare anche grazie a una trama offensiva da destra verso sinistra eccezionale. Grande prova anche di Ruggero sulla fascia, anche di Aiello che nel secondo tempo, come dicevo nel primo, poteva dare quel supporto in più in fase di attacco. Comunque lo Stiamare ha fatto una prestazione superlativa e quindi merita questa vittoria della Serie D.